Ringrazio la professoressa Ruggeri per l'invito e ringrazio anche attraverso Don Lorenzo Don Ugo Paoli che nella sua prima conferenza in questo corso mi ha aperto la strada e mi aiuta insomma in qualche modo a dare per scontate alcune cose che lui ha già trattato molto bene. E quindi partiamo, diciamo, non più dalla base, ma andiamo un po' più in là. Le basi le abbiamo già avute martedì discorso e adesso vediamo un po' di andare un po' più oltre. Parlando appunto di questo movimento monastico riformato che sono i camaldolesi. San Romualdo, come diceva la professoressa, è nato a Ravenna nel 950 circa. Ravenna, come appunto ci ha fatto vedere Don Ugo in quella cartina, stava nell'impero, era la capitale dell'impero e bizantino e quindi risentiva ovviamente dell'influsso dell'Oriente cristiano. Per Oriente cristiano io in questo momento intendo in particolar modo l'Oriente monastico cristiano, e cioè quello della Palestina, Egitto, Palestina, Sinai, del primo, secondo secolo dopo Cristo. Vorrei ricordare che il monachesimo è nato lì e le prime forme di vita monastica, appunto nella zona Egitto-Palestina, sono di tipo eremitico. Eremitico direi anacoretico. Ecco, cominciamo a intenderci sui termini. L'eremita e l'anacoreta sono due cose differenti. L'anacoreta era appunto il primo monaco, la prima forma monastica, ispirata da Sant'Antonio Abate, poi il padre del monachesimo, nella quale l'uomo, prevalentemente uomini, ma poi anche donne, vedremo in un altro momento, vivevano nelle grotte, da soli, con pochissimi contatti con l'esterno. In seguito questi uomini nelle grotte cominciano ad avere rapporti tra di loro, cominciano ad avere contatti e vengono a costituirsi delle prime comunità di monaci eremiti che saranno poi la base di quello che chiamiamo l'eremitismo. Quindi l'eremitismo è la solitudine comunitaria, mentre l'anacoretismo è la solitudine assoluta. Da questi primi secoli il movimento eremitico, sempre nel Medio Oriente cristiano, si sviluppa abbastanza e piano piano soppianta l'anacoretismo. Da lì poi ci saranno altre esperienze e anche lì nascerà la vita cenobitica, sempre nell'Egitto, con San Pacomio. San Pacomio è il primo monaco che fonda una comunità cenobitica. Quindi San Benedetto e San Romualdo non hanno fatto altro che portare in Occidente delle esperienze già presenti, sperimentate nel Medio Oriente cristiano. Quindi così come San Benedetto porta in Occidente la vita cenobitica, nonostante anche San Benedetto abbia fatto delle esperienze eremitiche nella grotta di Subiaco,
Allo stesso modo, San Romualdo porta la vita eremitica in Occidente. Come avviene questo? San Romualdo era appunto un figlio di nobili della città di Ravenna, entra nel monastero di Santo Apollinare di Lasse a Ravenna, è il monastero che aderiva alla riforma cluniacense. Tra il X e XI secolo il monachesimo occidentale è caratterizzato da questa grande riforma che viene da Cluny in Francia, che coinvolge alcune migliaia di monasteri in tutta Europa e che si caratterizza per alcuni elementi. Il primo di questi, il più diciamo noto, magari il più eclatante, è la preghiera continua. Allora, le comunità cluniacensi erano generalmente molto numerose e questo consentiva ai monaci di fare dei turni nel coro e stare in coro 24 ore al giorno, mentre poi c'erano i conversi che facevano tutto il resto. Oltre a questo, adesso lo sintetizzo, insomma la riforma cluniacense non è così semplice, più complessa, vi do alcuni elementi. Un altro elemento importante che poi nel corso dei secoli ha determinato anche la caduta della riforma cluniacense è questo grande potere economico, direi anche politico, che l'ha caratterizzata e che ha messo in relazione gli abati di Cluny con gli imperatori, il Papa, tutti i potenti di quell'epoca. Quindi un grande potere politico-economico da un punto di vista, diciamo, così secolare, e un'altra caratteristica, questa preghiera continua. Quindi Romualdo entra in questa abbazia di Santa Apollinare in Lasse a 20 anni, diventa monaco lì e fa tutti i passaggi della vita monastica, diventa professo solenne e a un certo punto però c'è qualcosa che non va. Capita spesso, insomma, no? È normale nella vita anche dei monaci che a un certo punto qualcosa così cambia, possiamo dire, si interrompe, cambia. E questo fa parte, fortunatamente, della crescita del monaco, della monaca, che è la crescita dell'uomo e della donna. Cioè il monaco e la monaca non sono degli esseri eterei, sono fatti di carne e ossa e quindi hanno, come tutti, delle evoluzioni nella propria vita, soprattutto quando cominciano la vita monastica da molto giovani, come un uomo a 20 anni. Ecco allora che a un certo punto, dopo circa una decina d'anni dal suo ingresso, Romualdo sente che qualcosa non va. E che cosa fa? Lui sa che c'è lì vicino, nelle valli, vicino a Santa Apollinare in Lasse, c'erano ancora delle paludi probabilmente, c'è un eremita solitario che si chiama Marino. Lui allora chiede all'abate di poter uscire dal monastero e di mettersi insieme, di stare, andare a vivere insieme a questo eremita che si chiama appunto Marino. L'abate gli concede questa possibilità e quindi Romualdo esce da Santa Apollinare e va lì in questo, chiamiamolo deserto, potremmo dire, perché allora insomma fuori da Santa Apollinare c'era il nulla, e comincia questa nuova vita con questo uomo. Questo marino insegnerà molte cose a Romualdo della vita monastica, pur non essendo un
monaco istituzionale e strutturato. E questa sarà un'esperienza molto importante per lui. E da lì, ecco, credo che da lì lui parte. Ecco, da quel momento Romualdo parte proprio in senso non solo figurato, ma proprio anche, diciamo, effettivo, e non si fermerà più per tutta la sua vita. La restante vita di Romualdo sarà sempre in viaggio. Voi direte, ah, ok, è vita, uno che sta sempre in giro. Ecco, allora cominciamo anche qui a capire meglio che cosa vuol dire essere eremiti. Essere eremiti non vuol dire essere delle monache di clausura. Cioè, noi spesso abbiamo questa idea della monaca di clausura, quindi l'eremita proprio sta da solo, chiuso dentro una cella. No. Romualdo appunto ci dà questa, attraverso la sua vita, ci dice questa cosa: l'eremita non è quello che sta chiuso dentro a una cella di muri, l'eremita è quello che sta chiuso dentro la cella del suo cuore. La cella è dentro, non è fuori. Se la cella non è dentro, non può esserci nemmeno fuori, perché non ci sono muri capaci di contenerci. E allora il pellegrinaggio di Romualdo, che dura tutta la sua vita e finirà per caso, per puro caso, a Val di Castro nel 1027, ci dà appunto questa testimonianza di che cosa significa appunto vivere la vita eremitica. Nel corso di questo suo pellegrinaggio Romualdo fonderà molti eremi, ma non è il classico fondatore che una volta fondato un eremo sta lì e dice quello che dovete fare perché divento io superiore e quindi adesso vi dico che cosa dovete, che regola dovete seguire. Primo, Romualdo non scrive nessuna regola. Secondo, non diventa priore di nulla, di nessuno degli eremi che fonda. Terzo, dà delle indicazioni di base, di massima, ai monaci, agli uomini che scelgono di seguirlo, e dice: rimanete qui in questa comunità di solitari. Per quale scopo? Per cercare quello che si dice in modo classico, ma ve lo dico così perché lo capite meglio, il volto di Dio. La ricerca del volto di Dio è lo scopo del monaco, ma attraverso, cioè, primo, che cos'è il volto di Dio? Secondo, attraverso cosa noi cerchiamo, noi monaci, ma anche i laici, non c'è differenza, cercano il volto di Dio. Lo cercano, ecco, quando dice, attraverso il Salterio. Lo strumento che Romualdo dà ai suoi monaci è il Salterio, nient'altro. Pregare il Salterio, vivere in modo semplice, in luoghi appartati, in capanne di legno, senza strutture, senza avere beni, senza avere proprietà. Potremmo dire un'essenzializzazione di quello che era. Ecco, se voi pensate che cosa vi ho detto prima del monachesimo pluriacense, qui siamo all'estremo opposto. Ora,
nella storia della Chiesa le riforme sono o questo o l'opposto. Cluny riforma il Marchese Benedettino in un senso, diciamo, come vi ho detto, di potere, di cultura anche, ma di politica, di intreccio. Romualdo, che ricordo è il primo che fa una riforma radicale in senso evangelico nell'Occidente cristiano, va appunto dalla parte opposta e dice: tutto quello che io stesso ho vissuto nel monastero di Santa Polina in classe lo voglio mettere da parte, non fa parte di me, della mia maturazione monastica, della mia maturazione umana, ed è quello che voglio proporre alla società di quel tempo, tra il X e l'XI secolo. Questo periodo è uno dei periodi di maggiore cambiamento, di maggiore evoluzione della politica ecclesiastica, della politica civile, della riforma monastica, di tutta la nostra storia. Tra il X e l'XI secolo avvengono le cose più importanti che noi abbiamo qui ancora oggi, cioè le strutture monastiche che noi conosciamo oggi sono nate all'80% lì, in quello spazio di tempo. Quindi una rivoluzione incredibile e tutta nel senso opposto a Cluny. Vi faccio alcuni nomi per capire. Allora, primo, Romualdo, che in qualche modo apre la pista, come l'ha aperta me Don Ugo. E poi Vallombrosa, e poi San Silvestro, Vallombrosa, Bernardo, Giovanni Gualberto, Silvestro Guzzolini, Bernardo Tolomei nel 1300, Giolivetano, per dire in Italia, ma molto più importante nella Francia del 1100, i Certosini, seconda riforma eremitica in ordine di tempo, San Bruno, e in particolare la grande riforma di San Bernardo, i Cistercensi, che è la grande riforma del XI secolo, XI-XII. Ecco, in quel periodo lì avvengono queste cose, quindi c'è una rivoluzione totale di tutto il sistema della vita monastica, che poi da maschile diventerà femminile, perché adesso evidentemente possiamo dire purtroppo per fortuna, questo non lo possiamo dire, insomma le cose sono andate così, è sempre di seguito alla vita monastica maschile. Ecco, quindi si rivoluziona il mondo. Ma ritorniamo appunto a noi, a San Romualdo. San Romualdo appunto non aveva intenzione di fondare i Camaldolesi, non gli interessava. In un primo tempo i suoi seguaci si chiamavano Romualdini, non Camaldolesi, proprio perché anche Camaldoli non esisteva ancora. Camaldoli è uno degli ultimi che Romualdo fonda, e per caso, perché vorrei dire anche questo, gli eremi, al contrario dei monasteri tipo quelli che conosciamo oggi, ma anche le pretese di Cluny e di quelli che ci stavano prima di Cluny, erano quelli di durare nel tempo, di rimanere, insomma, erano strutture solide, con chiese
molto belle, molto grandi, insomma tutta una, insomma, qualcosa anche dal punto di vista architettonico che diceva la volontà, il desiderio di rimanere nel tempo. L'operazione di Romualdo è completamente opposta. Romualdo dice a me non interessa che i monaci, gli ermiti che io fondo rimangano lì. Se a un certo punto la comunità decide che è stufa di fare quella vita e se ne vuole andare, a me non interessa, perché l'interesse di Romualdo era quello di, potremmo dire in un certo modo, non mi piace il termine, insomma, di predicare la vita eremitica, non di fondare delle strutture. Allora è per puro caso che l'eremo di Camaldoli esiste ancora oggi, per puro caso, perché quella comunità ha deciso di rimanere lì e di non andarsene, ma decine e decine di eremi fondati da Romualdo sono scomparsi. E allora Camaldoli, appunto da Camaldoli camaldolesi, ma senza l'intervento e il desiderio di Romualdo. Sarà solo dopo 200 anni dalla morte di Romualdo che un priore di Camaldoli scriverà non la regola, ma scriverà, ecco, questa è un'altra caratteristica molto importante. I camaldolesi non hanno una regola, perché Romualdo non l'ha scritta. E quindi il successore, uno dei successori di Romualdo, Rodolfo, scrive le consuetudini. Che cosa sono le consuetudini? Sono la messa per iscritto di una vita già sperimentata. Cioè prima i monaci hanno fatto vita eremitica, hanno sperimentato che cosa significa fare vita eremitica e poi hanno scritto le consuetudini che sono diventate poi, tra virgolette, regola. Però noi ancora oggi non la chiamiamo regola, le chiamiamo costituzioni, quindi ancora diverso. La stessa caratteristica che ha anche i Silvestrini e che Don Luco ha detto martedì scorso è il rifiuto della figura dell'abate sostituita dalla figura del priore con pari dignità, però è simbolicamente, questo è molto importante, perché è un altro segno di distinzione, tant'è vero che tutte le congregazioni successive a Camaldolesi hanno il priore, non hanno abate, tutt'al più hanno un abate generale, perché la struttura di queste riforme monastiche non è quella del monachismo benedettino classico che ha i monasteri autocefali, ma riunita in una congregazione che ha un superiore generale. In questo caso si chiama abate generale, che però non ha un potere diretto sui monasteri, ce l'ha in modo indiretto, se vogliamo dire di coordinamento. Ma questa distinzione è importante, questa di non volere il priore, l'abate, ma di sostituirlo col priore. Mentre, come sapete, nel monastero benedettino c'è il priore e l'abate, che hanno funzioni differenti. L'abate, il padre spirituale, il priore è quello che si occupa delle faccende, diciamo, pratiche. Camaldoli, appunto, cosa succede? Che da Camaldoli questi monaci cambieranno il nome, da Romualdini diventeranno camaldolesi e da lì comincia un'altra storia. Camaldoli è importante anche per un altro motivo, perché nella spiritualità di Romualdo
l'Emo è sempre vicino al cenobio. A Camaldoli è ancora presente questa struttura, che non è più presente in nessun'altra nostra casa, perché oggi abbiamo o Emo o cenobi, ma a Camaldoli c'è ancora il monastero e l'Emo, così come li ha costruiti o pensati Romualdo. Il cenobio era pensato come noviziato, come ospedale, come foresteria per tutti quelli che passavano di lì o che volevano andare lì. L'eremo di Camaldoli si trova a 300 metri di altezza sopra il monastero e all'epoca, fino a non molti anni fa, devo dire, fino agli anni 40 forse, del secolo scorso, era inaccessibile. Per questo c'era il monastero, perché il monastero era, come dire, una mediazione tra l'eremo e il mondo. E ancora oggi è così, nel senso che l'eremo è più inaccessibile, però, anche perché ci hanno costruito una strada, ma il monastero continua a esercitare questa sua funzione. Dopo ci ritornerò su questo, perché voglio dirvi un'altra cosa, ma adesso vorrei introdurre al fianco della figura di San Romualdo un'altra grande figura monastica dell'undicesimo secolo, ed è Pier Damiani. Ecco. Romualdo e in realtà Pier Damiani sono in coppia i veri riformatori, perché come tutte le coppie si compensavano a vicenda, nel senso che Romualdo era un uomo dello spirito e Pier Damiani è un uomo della legge, delle lettere, un uomo colto, e quindi ha dato alla vita eremitica quello che Romualdo non gli aveva voluto, ma direi anche potuto, perché non gli interessava, dare. Voi sapete che al nome di Pier Damiani è legato il monastero di Fontavellana, nel quale io vivo, e non a caso, direi ancora, Pier Damiani nasce a Ravenna. Non a caso, perché appunto siamo sempre in quell'ambito bizantino, e naturalmente Pier Damiani, che ha 20 anni di meno di Romualdo, non lo conosce direttamente, ne sente parlare, ma rimane affascinato dalla sua figura e decide di entrare nell'eremo di Fontavellana, che non è stato fondato da Romualdo, ma è stato fondato da alcuni uomini sotto la sua influenza nel 980. Romualdo e Pier Damiani entra a Fontavellana nel 1024 circa, e naturalmente dopo un po' diventa il priore e comincia la sua opera di riforma, che per certi versi recupera molto di quello che Romualdo ha predicato, ma poi per altri lo struttura in modo, diciamo così, più così di come si era abituati più all'epoca. Certo, Romualdo aveva scompigliato un po' le carte, e Damiani le rimette insieme e scrive la prima regola di vita eremitica dell'Occidente, che appunto applica nella sua comunità di Fontavellana. Allora vedete come qui ritorniamo indietro a non a un fondatore, ma possiamo dire quasi, che scrive la regola per i suoi monaci e la mette in pratica
nel suo monastero. E per Damiani, insomma, una vita molto complessa, scrive moltissimo, è una persona molto colta, diventerà anche poi cardinale, accetterà una missione dal Papa in Germania, farà risolverà problemi a livello di chiesa internazionale, insomma farà un sacco di cose, e poi però farà anche il gesto di rinunciare alla porpora cardinalizia e di rientrare nel suo monastero come monaco, dove purtroppo non morirà, perché anche lui morirà durante un viaggio a Faenza. Quindi Pier Damiani è sepolto nella cattedrale di Faenza. Ecco, vedete come questi due uomini non stanno, nessuno dei due, nei posti dove... Questo così per una nemesi storica, probabilmente. Romualdo appunto muore a Valdicastro, e poi dopo alcune vicissitudini che abbiamo ricordato martedì scorso, tra la lotta tra Iesi e Fabriano per acchiappare il corpo, come dire. E allora c'era questa, purtroppo, vedete, insomma, è sempre, bisogna sempre dire queste cose, perché non diciamo mai abbastanza. Si faceva a volte per avere queste cose. Cioè, Romualdo non è diventato santo prima di essere morto, ma comunque neanche il più grande, ma comunque erano persone giudicate in qualche modo uomini dello spirito, uomini insomma che avevano detto qualcosa con le parole, con i gesti, e quindi è un po' quello che abbiamo detto in modo molto banale, superficiale, di Giovanni Paolo II, santo subito, è questa cosa un po' così, un po' e venivano, ma lì però non c'era tanto il santo subito, sì, ma lì proprio si faceva la morte per prenderlo il corpo, capito? Perché è una questione anche proprio fisica, lo voglio io, lo vuoi tu, tant'è vero che un braccio è rimasto nella cattedrale di Iesi, non a caso, io ne sono accorto un giorno, perché non lo sapevo, sono andato in Pomo di Iesi, ho visto che c'era questa cosa là così, questa mano col braccio verticale, messo in una posizione abbastanza invisibile, e c'era scritto sotto: questo è il braccio di San Romualdo che gli abitanti di Iesi sono riusciti ad acchiappare, strappandolo agli abitanti di Fabriano. Ecco, l'altra cosa rispetto a questo che è importante è, come dire, sia nel caso di Pier Damiani, ma ancora di più nel caso di Romualdo, ecco, attenzione, adesso vi dico una cosa che magari può suonare un po' strana, però è un non attaccamento dei figli di San Romualdo alla tomba, al corpo. Perché spesso, cioè per esempio San Silvestro è sepolto sotto l'altare della chiesa di San Silvestro, e quindi i monaci silvestrini ci celebrano sopra tutti i giorni, no? Ecco, Romualdo non sta a Camaldoli, sta a Fabriano, in una chiesa dove praticamente non ci sono più i monaci, è diventata parrocchia già molti anni fa, e quindi ecco, anche questo secondo me è importante, cioè un legame più del cuore, non so come dire, dello spirito piuttosto che della... vorrei ritornare a quello che dicevo prima rispetto a questa caratteristica dell'ordine camaldolese di avere l'eremo e il cenobio. C'è un terzo elemento che
che si aggiunge a questi due. Allora, a un certo punto, Bruno di Kerfurt, discepolo di Romualdo, che viene inviato da Romualdo in Polonia per fondare qualcosa, insieme a cinque discepoli, viene ucciso in Polonia, insieme a tutti questi suoi discepoli. E la sua biografia si chiama La vita dei cinque fratelli, ed è stata riscoperta dai canonici non molto tempo fa. In questa vita abbiamo riscoperto anche una cosa molto importante che avevamo un po' perduto, che è quella del triplex bono. Questo è un punto molto importante della spiritualità camaldolese. Cenobio, Eremo, Evangelium Paganorum. Il cenobio per i novizi, l'eremo per i monaci sperimentati, diciamo. L'Evangelium Paganorum, la possibilità di uscire dall'eremo e di andare a predicare la parola di Dio tra le persone, nel mondo. Ora, questo concetto non vuol dire andare a fare i missionari. Ecco, su questo io vorrei essere chiaro. I missionari sono un'altra cosa. L'eremita che esce dall'eremo e fa predicazione non la fa per convertire nessuno, a prescindere, voglio dire, no? Se poi questo avviene, tanto meglio, ma non è lo scopo. Noi sappiamo che i missionari, così come li conosciamo oggi, hanno questo scopo invece. Cioè quello, allora, dire il Vangelo Paganorum potrebbe, come dire, indurre un po' in confusione, pensando al pagano, cioè quello che non è cristiano, che io devo convertire al cristianesimo, ma non è così per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il significato di questo triplice bene. Quello che sto facendo io qui oggi è, in una forma contemporanea, l'Evangelio Paganorum. Cioè un eremita che esce dal suo eremo per fare qualcosa che possiamo chiamare evangelizzazione in un modo ampio, in un modo largo. Ecco, questo concetto è stato molto importante per noi negli ultimi decenni, perché soprattutto dopo il Concilio Vaticano II ci ha aperto a una dimensione che non era nostra. Cioè l'eremita stava prevalentemente lì, anche perché, scusate se faccio dei salti e mi faccio fare un po' fatica, ma a un certo punto questo dibattito tra l'eremo e il cenobio all'interno della famiglia camaldolese, che è sempre stato presente, sulla prevalenza dell'eremo sul cenobio, del cenobio sull'eremo, o su che cosa aveva detto Romualdo, se Romualdo era più eremita o più cenobita, questa questione è poi sfociata a un certo punto in una divisione. Nel 1440 circa, questa diatriba interna è sfociata in una divisione, cioè nel monastero di San Michele di Murano, che è un monastero camaldolese, è stata fondata la congregazione camaldolese cenobita. Quindi da quel momento i camaldolesi sono divisi in due, i cenobiti, San Michele di Murano, e gli eremiti camaldolesi. Perché 1440 circa. Poi due papi,
si sono interessati a far sì che ci fosse una riunificazione di queste due congregazioni, però purtroppo senza successo. C'è stato un tentativo anche autoritario, la cosa è durata per alcuni anni e poi non c'era verso, si sono separati un'altra volta. Una terza separazione è avvenuta nel 1520 perché il priore dell'eremo di Camaldoli, Paolo Giustiniani, nobile veneziano, che veniva appunto dalla tradizione di ritiene che nell'eremo di Camaldoli non si praticasse più la vita eremitica secondo la regola di San Romualdo, che peraltro secondo la tradizione voluta da San Romualdo. E allora Paolo Giustiniani esce dall'eremo di Camaldoli, si rifugia in una grotta sul Monte Cucco, qui vicino, in Umbria, insieme ad alcuni discepoli usciti insieme a lui dall'eremo di Camaldoli, e poi passa sul Monte Corona sopra un vertice e lì fonda la congregazione degli eremiti camaldolesi di Monte Corona, che in questo caso tengono solo la parte eremitica. Quindi vediamo come a un certo punto nel 1520 i camaldolesi sono divisi in tre: gli eremiti di Camaldoli che continuano a pensare che Romualdo abbia detto che c'era l'eremo e il cenobio, i cenobiti di San Michele di Murano che dicevano no, c'è solo il cenobio, e gli eremiti di Monte Corona che dicono ancora oggi, perché ci sono ancora, che Romualdo ha detto no, c'è solo l'eremo. Le cose sono andate avanti così fino al 1935, un'altra data che è stata ricordata martedì, nella quale data il Papa, attraverso un suo emissario, l'abate benedettino, che come si suol dire nomen omen si chiamava Caronti, secondo la tradizione dantesca, l'abate Caronti arriva al monastero di Fontevedra, che però, scusate, non vi ho detto, faceva parte della congregazione camaldolese cenobita, arriva lì e dice adesso qui chiudiamo. Quindi l'abate Caronti nel 1935, per mandato del Papa, chiude, sopprime la congregazione camaldolese cenobita e la condanna, diciamo, a un oblio. E purtroppo condanna anche quelle persone, quegli uomini che abitavano lì, a una cosa molto triste che vi voglio ricordare, perché non è stata ricordata, che però per dirvi come a volte anche la Chiesa sia dura nei confronti della vita monastica. Allora l'abate Caronti dice a questi monaci: avete tre possibilità. Primo, i professi solenni della congregazione cenobita devono rifare il noviziato nella congregazione eremita. Seconda possibilità, ritornate nella vita civile, oppure terza possibilità, quella praticata da Don Alberico Pagnani, vi inserite nel clero diocesano. Un piccolo gruppo di monaci decide di rifare il noviziato. Pensate che umiliazione, cioè una tradizione monastica che aveva
400 anni, costretta a rifarmi il tempo. Alcuni accettano, Don Alberico no, esce e prende la parrocchia che era di Santa Croce, perché anche Santa Croce di Sassoferrato era un monastero camaldolese genovita, e va a Scorzano, dove prende la parrocchia di Santa Croce. Ecco, da quel momento, da tre, ritorniamo a essere due, gli eremiti di Monte Corona e gli eremiti di Camaldoli, ai quali vengono cedute tutte le case dei cenobiti, quelle ancora esistenti, evidentemente, dopo la soppressione. Quindi Fontavellano nel 1935 diventa monastero camaldolese della tradizione di Camaldoli. E lo è ancora oggi. Vorrei dire però che dopo il Concilio Vaticano II le cose sono molto cambiate, nel senso che i camaldolesi hanno preso molto sul serio la riforma del Concilio e hanno fatto una seconda riforma all'interno della propria congregazione che riguarda un po' tutto, dalla liturgia alla vita comunitaria. Questa riforma ha fatto sì che l'eremo e il cenobio e l'Evangelium Paganorum diventassero una cosa sola, cioè non fossero più tre elementi distinti, cioè il cenobio come inizio della vita monastica, l'eremo per la maturità e l'Evangelium Paganorum, ma ha fatto in modo questa riforma che le tre, i tre beni, il triplice bene, diventasse uno. E cioè che si vive tutto nella stessa dimensione, non più separate, ma insieme. Allora, che cosa distingue? Non distingue più nulla ormai le case camaldolesi, siano eremi, siano cenobili, distingue casomai l'architettura, ma non la vita che in esse si svolge. E questo è importante perché in questo modo il concetto di eremitismo di Romualdo ritorna alle origini, cioè finalmente dopo mille anni di liti, divisioni, riconciliazioni, separazioni, patti, soppressioni, caronti e quant'altro, siamo riusciti a ricomporre il triplice bene e a cercare di viverlo in una dimensione unitaria. Ricordo che monaco viene dalla parola latina monos, uno. Allora, qual è lo scopo vero del monaco oltre alla ricerca di Dio? È l'unificazione. Il monaco deve diventare una persona unificata. Che cosa vuol dire una persona unificata? Vuol dire qualcuno che ha messo, come dire, appunto, insieme tutte le sue dimensioni umane e ne ha fatta una sola, e come potrei dire, una convergenza delle dimensioni umane in una unità che diventa però unificazione, cioè uno.
dire, perché monos vuol anche dire solo, ma non nel senso in cui lo intendiamo noi. Il monaco, in quanto uomo o donna unificato, non è solo, perché anche se è da solo, non è più solo. Questo è l'uno, è l'unificazione. Essere da soli, ma non soli. E questo a prescindere dal fatto che il monaco viva in una comunità o meno. Questo è vero soprattutto per la vita eremitica, come la intendiamo oggi. Perché è proprio questo il punto. La cella del cuore, non la cella del muro. Una bella frase di uno storico con la quale vorrei concludere, per poi lasciarvi lo spazio per le domande, dice questo, l'ha scritto uno storico, però a volte anche gli storici scrivono delle cose sensate riguardo alla vita monastica, non sempre, e ha detto, l'eremita nel mondo cerca l'eremo. Quando è nel mondo, l'eremita aspira all'eremo, desidera l'eremo, ma quando è nell'eremo, l'eremita contempla il mondo, è nel mondo, stando nell'eremo. Quindi questa osmosi spirituale, non solo spirituale, anche materiale, è un po' la sintesi di tutto. E appunto, in una diciamo, frase, insomma, un esempio più esemplifica questa questione centrale che è quella dell'uno, del monos, del monaco. E adesso, grazie a voi, le domande.